La coalizione che sconfigge Napoleone riporta sul trono di Francia Luigi XVIII di Borbone, fratello del re ghigliottinato nel 1793. La restaurazione delle dinastie e degli assetti geopolitici precedenti la Rivoluzione francese viene affidata a un apposito congresso internazionale, convocato alla fine del 1814. Segue un vano tentativo di riprendere il potere da parte dell'ex imperatore, fermato definitivamente a Waterloo. Nel frattempo, i rappresentanti delle potenze europee vincitrici firmano l'atto finale della conferenza. Il Congresso di Vienna ridisegna i confini dell'Europa mirando a restituire i territori ai legittimi sovrani, ma basandosi su un principio di equilibrio internazionale che impedisca nuove egemonie. Per mantenerlo, Austria, Prussia e Russia formano la Santa Alleanza, quadruplice alleanza con la Gran Bretagna. In tutto il continente trionfano le forze conservatrici. In Italia la restaurazione stabilisce il predominio dell'Austria, sia con la costituzione del Regno Lombardo-Veneto, sia attraverso accordi diplomatici e dinastici con gli altri sovrani della penisola. L'unico stato che mantiene una certa autonomia è il Regno di Sardegna, che grazie all'annessione della Repubblica di Genova ottiene uno sbocco sul mare. La maggior parte dei regnanti adotta una politica repressiva che comporta forti tensioni sociali, anche se persistono alcuni elementi di continuità con il periodo napoleonico. Mentre lo stato della Chiesa subisce una svolta reazionaria con l'elezione di Papa Leone XII, al sud Ferdinando IV di Borbone, chiamato Ferdinando I dopo l'unificazione dei territori nel Regno delle Due Sicilie, tenta una moderata riforma amministrativa per ottenere l'appoggio della borghesia. Le ideologie conservatrici che sostengono la restaurazione trovano l'opposizione del liberalismo, cultura politica della borghesia, che inizia a rivendicare le libertà civili, l'allargamento della partecipazione democratica, il principio di sovranità nazionale.